Formazione e orientamento. La Regione Marche si impegna a fare sistema avviando progetti che mettano in rete scuole, lavoro e associazionismo pubblico e privato. Questo è il senso della visita a Macerata dell'assessore Bravi. Sì, diciamo che ho trovato questa mattina un'eccellenza di cui siamo fieri come marchigiani. Ho trovato persone coese, un laboratorio d'intesa con vari enti e credo che la Regione debba appoggiare questa iniziativa là dove è possibile. Le richieste che sono state fatte questa mattina le ho accolte e credo che ci sia il contributo della Regione per questo progetto che è molto importante, che va nell'ottica dei nostri giovani e soprattutto riesce a legare il mondo della scuola e il mondo del lavoro con una mentalità che dobbiamo ancora acquisire, ma forse siamo una regione pilota da questo punto di vista. Due le tappe della giornata: mattino, incontro con gli studenti che hanno raccontato le loro esperienze soprattutto all'estero, mentre nel pomeriggio, come vediamo dalle immagini, partecipazione ad un laboratorio territoriale con tutti i partner, associazioni, ordini professionali, università e scuola per sviluppare insieme una progettazione per il futuro. 25.000 gli studenti che hanno vissuto questa esperienza, 8.000 le aziende ospitanti, un plafond di 820.000 euro che l'ente camerale ha investito nei giovani, nel territorio e nelle aziende. Un circuito virtuoso in cui mondo del lavoro e formazione hanno dialogato e stanno ancora dialogando. Il rapporto con la Regione servirà a rafforzare, a irrobustire una realtà già estremamente dinamica che rappresenta, di questo noi lo ringraziamo per il riconoscimento, un'eccellenza nel panorama marchigiano.